due sfidanti. Un prodotto da cucinare ed un territorio tutto da scoprire. Despar vi porta alla scoperta dei migliori produttori del territorio con una sfida di ricette appassionata. Chi sarà il custode d'oro di oggi? Scopriamolo in questa puntata di Sapori e Custodi del nostro territorio. Cari amici di Sapori e Custodi del nostro territorio, benvenuti ad una nuova sfida all'interno della cucina di Despar tra il team Forchetta e il team Coltello, dove ad attendere i nostri sfidanti sono già in posizione Renato e Giovanna. Ciao Sara, ciao, buongiorno. Belli. Ciao Sara, ciao a tutti. Ciao Sara, splendida di fucsia vestita oggi. Bene, iniziamo bene la giornata con i complimenti qui. No, non ci risparmiamo. Il fucsia è uno splendido colore, il grigio magari è un po' più spento. Perfetto. Mamma, se iniziamo così, immaginate che puntata sarà. Non litigate, perché noi qui dobbiamo fare le cose seriamente. Stiamo cercando il vero custode d'oro del territorio. Ma quale territorio e quale sarà il prodotto protagonista di questa puntata? Lo vediamo subito assieme. Benvenuti a Pieve del Grappa, comune istituito dalla fusione di Paderno e Crespano del Grappa. Collocato in provincia di Treviso, il territorio di Pieve riunisce due zone. A sud la fascia pedemontana, in cui sorgono i centri abitati, e a nord l'area montuosa del massiccio del Grappa, uno dei luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale. I sentieri, i boschi e i panorami incantevoli rendono il territorio di Pieve del Grappa un piacere per gli occhi. Ma non è tutto. Anche il palato trova mille stimoli. Tra le specialità culinarie di questa zona, quelle casearie sono decisamente le più importanti. L'ingrediente protagonista di questa puntata è, appunto, un formaggio. La gustosissima robiola di capra. Oggi questa delizia attende solo le mani esperte dei nostri custodi del territorio. Prepariamoci ad una sfida gustosa e cremosa. Proprio come la robiola. Splendido il territorio, splendido il prodotto di oggi. Ma meravigliosa la zona, pensa a Pieve del Grappa, tutto il circondario è meraviglioso, intriso di cultura, di storia e soprattutto ultimamente è amato dagli sportivi, perché tutto quello che è parapendio, corsa in bicicletta, per lo sport poi bisogna però mangiare bene. Quindi un percorso turistico enogastronomico sportivo. Per te il prodotto cosa ci dici? Io ti posso raccontare che il latte di capra è in assoluto il latte che è stato munto ancora prima del latte di mucca ed è, assieme al latte di asina, il più simile al latte materno. E il prodotto di oggi, la robiola, è fatto proprio con il latte di capra. Ogni giorno dei produttori lo realizzano per noi. Ne andiamo a conoscere insieme prima di invitarli nella nostra cucina. Sono Favaro Fernando, presidente del caseificio Monte Grappa di Crespano del Grappa. Il sogno della mia vita è sempre stato quello di aprire un caseificio come questo. Abbiamo una vasta gamma di prodotti freschi, freschissimi e stagionati. E la robiola comunque è un prodotto di eccellenza per noi, di qualità e di bontà. Il latte viene raccolto, controllato del mattino presto, pastorizzato, viene aggiunto il fermento e rimane lì per 24 ore. Dopodiché la portiamo in cella a 4 gradi. Sono piccoli passaggi che contengono tutta la mia esperienza di casale. Il giorno successivo è già pronta per essere confezionata. Noi la confezioniamo sempre a mano. Sono orgoglioso che questi miei prodotti vadano in tutte le case dei clienti Despar. E da Crespano del Grappa è davvero un piacere avere con noi Fernando e Nicola del caseificio Monte Grappa. Benvenuti. Ciao, chiaramente Sara, con la robiola di capra tra le vostre mani. Padre e figlio, e lavorate insieme. Sì, da 20 anni, è 20 anni che abbiamo fondato questo caseificio. Ho deciso di assumerlo quando ero un po' più giovane per la sua esperienza, che ormai l'ho voluto portare all'interno del caseificio. Ti ha assunto tuo figlio? Sì, perché ero il migliore sul mercato, visto che ho girato tutti i caseifici, diremo, dell'Alto Italia più all'estero. E quindi ha detto meglio tenersela a casa, sì, questa esperienza.
Sei emozionato che quest'oggi... Sono emozionatissimo di portare qui la robiola di capra e curioso di vedere cosa faranno con il nostro prodotto. E allora vi chiedo di appoggiare la robiola di capra nel bancone del team coltello, del team forchetta, perché dovete prendere posizione alle mie spalle. Voi sarete, come ben noto, i giudici di questa sfida fatta tra due grandi concorrenti, due sfidanti che cercano di valorizzare al meglio il territorio. Andiamo a conoscerli insieme attraverso questa clip. Il custode del territorio del team Forchetta si chiama Domenico Andolfato, ha 30 anni ed è insegnante di enogastronomia. Il suo motto è: la vita è meravigliosa. La custode del territorio del team Coltello si chiama Marika Baron, ha 50 anni e vive a Semonzo. Dirige vari cori, tra cui quello del suo paese. Il suo motto è: quando non vinco, so che ho fatto esperienza. Sono loro i concorrenti che si giocheranno il titolo di custode d'oro di oggi. E sono qui, già in posizione nel team Forchetta, Domenico. Sara, ciao Renato. Ciao, ciao. Mentre rispondono le donne del team coltello, Marika. Ciao Sara. Io ho dato di punta di coltello a mo' di bacchetta magica. Ah, la nostra fata turchina. La allora. Fata turchina e abbiamo. La chiameremo oggi. Così. Beh, se da questa parte abbiamo la fata turchina, qui con il docente di enogastronomia abbiamo il prof, abbiamo risolto il problema dei soprannomi per questa puntata, va esatto, bene? Esatto. Dimmi cosa ci preparerai con la robiola di capra. Allora, dopo un difficile confronto con Renato, abbiamo deciso di riproporre un abbinamento classico e quindi mettiamo insieme le pere con la robiola di capra, che sembra starci veramente molto bene. Abbiamo deciso di creare praticamente un soufflé con all'interno una pera, quindi un piatto curioso che vedrai strada facendo. Che nome avete dato a questo piatto? La pera soufflé. È un tuo cavallo di battaglia o avete provato a farla oggi per la prima volta? Diciamo che lo diventerà. Bravo, quindi già sicuro della vittoria. Il team coltello, la nostra fata turchina, Marika, insieme a Giovanna, che cos'è che ci preparano invece? Noi oggi prepariamo la robiolosa di zia Ica. Che buona questa cosa, è un dolce? Vedrai. È un dolce, qui. Sì. Bello, faremo... ci conquistate allora con i dolci. Cosa farete? Delle magie. Noi oggi faremo delle magie. Vedrai. Per dare del filo da torcere ai nostri amici. È un piatto che avevi già provato a fare altre volte? Sì, lo faccio spesso. Quindi è un po' un cavallo di battaglia, sì, per te. Vabbè, così si deve fare con la robiola di capra, quando la si conosce, chiaramente si usa in diversi modi. Se non l'avete ancora conosciuta, seguite bene le ricette e poi andate direttamente nei punti vendita ad Espar e potete acquistarla e provare a farle nelle vostre case. Partiamo con la sfida? Mi raccomando, ci giocate, vi giocate il custode d'oro del nostro territorio, allora partiamo ufficialmente. E adesso che la sfida è ufficialmente iniziata, io mi prendo il mio tempo per stare con i nostri produttori giudici, perché dovrete giudicare, e non solamente il gusto del piatto, ma proprio il sapore, quindi chiaramente come è stato impiattato e anche come è stata valorizzata la robiola di capra. Intanto che ti pare, Fernando, delle ricette che stanno proponendo? Beh, così vedo ottimi preparativi, non so se ci sono dei profumi che ancora non sento, ma comunque dopo verificherò. Vi va bene in realtà, perché passate da un, non so se sia un dolce o un antipasto, quello di Domenico con Renato, però forse anche un antipasto, poi passiamo direttamente al dolce, quindi... Sì, sono curioso di vedere appunto come verrà applicata la pera assieme alla robiola, come si amalgamerà il tutto. Da parte di Domenico e di Roberto. Se abbiamo un po' di fortuna ti stupiremo. Vado io a capirci un po' di più nel dettaglio cosa faranno. Tu ascolta, raccontatemi, mi metto al centro tra voi due per disturbarvi un pochettino, come stiamo proseguendo allora qua all'inizio della ricetta. Allora, qui abbiamo deciso di partire praticamente andando ad aromatizzare la pera in un'acqua di cottura, dove all'interno metteremo dell'anice stellato e della cannella, in modo da rendere più saporito e un po' più curioso anche il gusto della pera, quello classico. Che poi diventerà il nostro contenitore, dove dentro metteremo il soufflé che poi crescerà. Professore di enogastronomia, mi interessa tantissimo questa cosa, perché chissà quante belle esperienze stai facendo fare ai tuoi studenti. Sì, diciamo che è un lavoro che mi permette di non annoiarmi, questo sicuramente. E di mangiare bene anche. Assolutamente, infatti...
da un certo punto di vista si vede anche. Ma no, sei magrissimo. Ma no, dicono tutti così. Ascoltami, enogastronomia solamente locale, quindi custodisci veramente bene il territorio o vai anche un po' ad assaggiare in giro i vari piatti? Allora, questo è quello. È chiaro che secondo me bisogna partire dal luogo di origine per poi poter spaziare e andare oltre eventualmente. Per cui è importante unire sicuramente la tradizione, senza però dimenticarci che il mondo non finisce a casa, ma ci si può anche aprire verso orizzonti diversi. Sare, il ragazzo viaggia. Viaggia. Ti assicuro che viaggia. Qui c'è solo tradizione per oggi, vero? Tradizione per il 90%, un 10% la nostra creatività. È stata contaminata. Un po' di creatività. Esatto. Ve la lascio tutta, guarda che creatività ho lasciato al Team Coltello con questi capelli azzurri. Attenzione che dicono creatività e hanno fatto formaggio con le pere, robiola con le pere. Noi stiamo lavorando e facendo delle magie serie, veramente un dolce serie. Molto sofisticato. Sarà un magia. Dolce che chissà quante volte hanno assaggiato i tuoi ben 4 figli. Che meraviglia. Una super mamma. Beh, insomma, dai, super mamma. Comunque ne avrei fatte di dolci, però ne avrei sfornati sicuramente moltissimi, tanti. Moltissimi. Cioè, nonostante tu riesci a fare di tutto e di più, perché ti ingegni in un sacco di altre cose. Sì, Sara, io sono una donna molto impegnata, non riesco a stare ferma. Hai proprio della tua natura. Sì. Vi ho messo insieme proprio con Giovanna la coppiata vincente, allora. Siete due sempre. Non so se hai visto la mia creatività nel rompere i biscotti per fare questo fantastico dolce. Cosa è un rompibiscotti manuale questo? E questo è un buon consiglio però per chi ci segue da casa, tante volte non sai come fare, non hai il frullatore, il mixer. O si rompe il frullatore, uno riesce a rimediare con altro. E quindi suppongo che questa sarà la base dove dopo noi metteremo sopra la crema fatta della robiola di capra. Assolutamente sì, la robiola è un formaggio che si presta benissimo a questo dolce, io lo faccio praticamente da sempre, i miei figli ne vanno ghiotti e diciamo che l'abbiamo chiamato la robbiolosa della zia Ica perché noi siamo una grande famiglia, solitamente la domenica ci troviamo dai nonni e ci sono tutti i miei fratelli, i miei nipoti e zia Ica arriva con la torta buona e quindi l'hanno soprannominata la robbiolosa perché comunque è fatta con la robbiola. Mi hai parlato di famiglia, mi hai parlato dei tuoi figli, voglio scoprire ancora qualcosa in più di te perché secondo me sei una persona molto misteriosa ma con tante particolarità da raccontare. Guardiamoli insieme. Sono nata e cresciuta in questo luogo meraviglioso che è la Pendemontana del Grappa. Fin da piccola sono sempre andata a funghi col papà. È capitato molto molto spesso di avere la possibilità di fare queste passeggiate partendo dalla pianura e arrivando fin su alla cima. Questo monte con grande fatica ma con grande soddisfazione. Fare yoga per me significa veramente riequilibrare le mie energie, ritrovare il contatto anche con la natura. La musica è la più grande passione della mia vita. Esprimo tutta la passione che ho per la musica, soprattutto dirigendo i miei cori. È come avere uno strumento che riesco attraverso l'espressività del mio viso, attraverso le mie mani, a condurre e a creare delle melodie molto belle. Bellissimo questo tuo filmato, Marika, mi è piaciuto molto. È piaciuto anche ai nostri giudici produttori? Sì, le donne del nostro territorio sono speciali. Davvero, Io devo far vedere assolutamente questo video a mia moglie che sarà entusiasta sicuramente. Mamma mia, riceverò un messaggio subito al telefono. Meglio mandare 2 minuti di pubblicità e poi torniamo ancora qui con i sapori custodi del nostro territorio. Cosa hai detto? Ben ritrovati all'interno della cucina di The Spar, protagonista di oggi è la robiola che ci hanno portato Fernando e Nicola del caseificio Monte Grappa. A lavorarla, cercando di valorizzarla al meglio, abbiamo la nostra fata turchina nel team Coltello e abbiamo il nostro prof del team Forchetta che vado subito ad importunare. Vuoi assaggiare un po' di robiola? Ah, vedi, io cerco di importunarti, tu invece provi a... Sì, distrarmi? Esatto, così vedo se riesco a liberarmi di te intanto, così posso continuare a lavorare. No, assolutamente. Il nostro professore di enogastronomia, questo qua che cos'è? Oh, questo è albume d'uovo, Sara. Sai come si chiama? Albume d'uovo. Per vedere se è veramente montato a neve, sì, ci provo? Provaci, se siamo fortunati ci tiene. Ole! È montato.
incantato, indubbiamente. Ma voglio sapere un po' di più di te, prof. Raccontami della tua vita, di quello che fai tutti i giorni. Sì, allora, diciamo che a scuola, oltre alla normale attività d'aula, mi piace fare un sacco di cose, e non da ultimo ti racconto del fatto che da 2 anni circa seguo un progetto internazionale, nello specifico con una scuola alberghiera australiana, e questo ci consente praticamente un collegamento, un link tra i due mondi, e in questo modo riusciamo a pubblicizzare, a promuovere anche il nostro territorio con delle iniziative che riusciamo a condividere. Ti racconto per dirti questa: a maggio siamo scesi con un gruppo di ragazzi per fare 5 settimane di alternanza scuola-lavoro, e ovviamente abbiamo portato con noi una serie di prodotti del nostro territorio che rappresentassero un po' la nostra cultura gastronomica e quant'altro, e non ci crederai, ma siamo riusciti a portare anche la robiola che stiamo utilizzando oggi per appunto far conoscere questa zona. Possiamo prendere spunto e dirlo a loro, se magari riescono a portarla davvero, perché immagino che gli australiani saranno impazziti per questo. Fernando, in Australia si può e lo facciamo. Mi stai spoilerando un sacco di cose della tua vita, sono molto curiosa, le altre le voglio scoprire guardando il filmato. Però guardiamolo assieme. Sì. Perfetto. Per me essere custode di un territorio significa prendersene cura. Diventa quindi, secondo me, essenziale ricordarsi del passato, quindi mantenere le proprie tradizioni, senza ovviamente dimenticare che il mondo va avanti e quindi bisogna seguirlo e trottare con esso. Adoro fare trekking perché amo stare a contatto con la natura, riesco a riempire il cuore e la mente di emozioni semplicemente guardandomi intorno. Faccio volontario al 118 con Pedemontana Emergenza, che è la mia associazione. Fare servizio, prestare opera al 118 significa per me prendermi cura del mio territorio e della gente che vive con me. Negli ultimi 4-5 anni ho voluto avvicinarmi anche al mondo dell'enologia, al mondo dei vini, e quindi questa cosa mi consente di unire i due mondi, quello che era già mio, del cibo, dell'enogastronomia, del food, con quello appunto del vino, dei distillati e tutto quello che ci sta attorno. Molto bello davvero anche il tuo video, Domenico, però io adesso mi devo spostare perché vorrei far fare un bel giretto nel team Forchetta e nel team Coltello anche ai nostri giudici produttori. Quindi Fernando e Nicola, per piacere alzatevi e andate uno dalla Fata Turchina e l'altro dal prof per vedere come stanno procedendo le nostre ricette. La robiolosa di zia Ica da questa parte, Fernando. Non si può proprio. Assaggerò dopo. Mentre Nicola, tu stai guardando come stanno procedendo con la pera soufflé. Sì, qui Renato, cosa ci hai preparato? Ma questa è soprattutto la tua robiola, esatto, con qualche uovo. Dobbiamo renderla soffice, quindi aggiungeremo solo il bianco d'uovo. Ma va bene, ci siamo quasi, e poi devo sapere troppo, il giudice alla fine di questa importante sfida. Non avere dubbio, perché sia il team Forchetta che il team Coltello stanno cercando di valorizzare al meglio la robiola di capra, perlomeno nelle loro cucine. Adesso però dobbiamo scoprire quanto conoscono il loro territorio, e lo facciamo attraverso il quiz. Quindi, miei cari sfidanti, in postazione, perché dovrò farvi 3 domande. Per ogni domanda ci saranno 3 possibili risposte, dovete individuare quella esatta e prenotarvi. Fatemi vedere se il vostro pulsante funziona. Funziona. Allora siete pronti, carichi? Sì. Sì. Domanda numero 1, lezione di latino. La dicitura rubeola deriva dalle parole latine rubeulus o rubrum. E a che cosa si riferisce? A. Era facile rubarla essendo piuttosto piccola. Oppure B. Al colore rossiccio della crosta. O forse C. Il formaggio stagionava su fiori di robinie. Chi si prenota per primo? È il nostro prof. Qual è la risposta giusta secondo te? La A. Sbagliato. Secondo te invece Fata Turchina? La B. È giusto, durante la breve stagionatura la crosta assume un colore tendente all'arancio. Quindi, prima risposta corretta per Marika. Però andiamo alla seconda domanda. Quanto è alto il Monte Grappa? A. Oltre i 1500 metri. B. Sotto i 1000 metri. O C. Dipende dalla stagione. Chi si prenota? È stata Marika. A. Ah, oltre i 1500 metri, la vetta del Monte Grappa, infatti, è 1775 metri. Quindi, insomma,
Questo quiz se lo sta già vincendo sicuramente la fata turchina, però prova è almeno magica. L'ultima, è magica. È magica. Il pulsante si illumina da solo praticamente. Andiamo con la terza domanda. Sul Monte Grappa esiste una salita famosa per essere molto impegnativa e chissà quante volte l'avete fatta anche voi. Come si chiama però? A. Salto della quaglia. B. Salto del giaguaro. O forse è una capra che salta? Si è prenotato il prof e qual è la risposta? Come la robiola di capra. Giusto! Capra. Allora l'ultima domanda è risposta correttamente, ma ahimè vince il quiz la nostra fata turchina. Quindi chiedo ai nostri sfidanti di ritornare nelle loro postazioni perché stiamo quasi arrivando alla chiusura di questa sfida. Intanto Renato e Giovanna sono andati avanti con le vostre ricette. Ogni tanto si viene bocciati, prof. Che ci vuoi fa? È così. È la vita, non è che si deve sempre andare avanti come se niente fosse. Miei cari giudici, siete tornati in postazione, fra poco dovrete assaggiare. Voglio ricordarvi che il vostro giudizio verterà su 3 punti. Primo, il sapore, perché chiaramente deve essere una cosa buona. Buono. Secondo, l'impiattamento, anche l'occhio vuole la sua parte di rigore. E poi la valorizzazione del prodotto, cioè questa robiola di capra. È stata utilizzata nel modo migliore, nel modo più giusto? Ma sicuramente, speriamo di sì, ma comunque siamo felici di aver portato qui la robiola di capra di nostra produzione per valorizzarla al meglio. Fernando prima non ha potuto assaggiare, adesso non vedi l'ora. Sì, aspetto proprio il momento. Ed è arrivata quest'ora, prendo il centro della nostra cucina, giù il coltello, giù la forchetta, finita la sfida, quel che è fatto è fatto ormai. Il Team Forchetta ha realizzato la pera soufflé. E allora Renato, raccontaci i vari passaggi. Allora Sara, siamo partiti dall'idea di accoppiare la robiola con le pere. Abbiamo aromatizzato le pere con un po' di cannella e anice. Abbiamo preparato una base di soufflé, in realtà facendo burro con un po' di farina. Abbiamo aggiunto la robiola al posto del latte, appena appena diluita con un po' di latte. Abbiamo poi farcito la pera che è stata scavata all'interno, messa in forno e poi sperato che venisse su. In realtà ci siamo riusciti. E voilà! Ha risposto il Team Coltello con la robiolosa di zia Ica. E allora per te Giovanna, raccontaci i vari passaggi. Allora, noi abbiamo fatto il burro con il biscotto frammentato, poi abbiamo legato la robiola con le uova, lo zucchero e gli albumi montati a neve. Abbiamo amalgamato il tutto e poi abbiamo messo in forno per 20 minuti circa a 160 gradi. E incrociamo le dita adesso. Incrociate le dita perché le forchette fra poco passano nelle mani dei nostri giudici del caseificio Monte Grappa. Fernando e Nicola, prego, potete iniziare l'assaggio della vostra robiola di capra realizzata nella pera soufflé, lavorata nella pera soufflé. A voi. Attenzione perché secondo me brucia ancora un po'. Secondo me è calda. Proviamo? Sì. Vediamo. Fumante. Beh, meglio così. Raccontateci com'è questo sapore. E anche come vi sembra il piatto. È meraviglioso come è stato impiattato e preparato. Evoluzione spettacolare. Dolce e buono. Un dolce buono, quindi non un antipasto. Ho detto che è un dolce. Prego Fernando e prego Nicola. Venite da questa parte ora perché è il momento della robiolosa di zia Ica. Sempre protagonista, chiaramente, la robiola di capra. Beh, si presenta benissimo. Un altro dolce quindi per voi. E adesso non potete più assaggiare. Non fare nulla se non che giudicare. Per farlo vi chiedo di prendere il centro della nostra cucina e di segnare i punti che secondo voi si meritano il Team Forchetta e il Team Coltello. Voglio ricordare che andrà fatto un punteggio per il sapore dei piatti che hanno assaggiato, un altro per come sono stati impiattati e in ultimo per la valorizzazione del prodotto che oggi era la robiola di capra. C'è un po' di tensione tra i nostri sfidanti. Chi sarà il custode d'oro di questa puntata? Sarà forse il prof Domenico? O la fata turchina Marika? Solo i giudici possono deciderlo e vedo che stanno chiudendo il quaderno della votazione, quindi vi consegno
l'attestato di custode d'oro del nostro territorio, che fra poco passerà nelle mani di forse Domenico, forse Marica. Prego, avvicinatevi ai nostri giudici, miei cari sfidanti, perché è arrivato il momento di comunicarvi i voti e quindi il vincitore di questa puntata. Per il sapore sono stati dati 5 punti al team Forchetta, 4 al team Coltello. Per l'impiattamento 5 punti ancora al team Forchetta e 5 anche al team Coltello. Ma per la valorizzazione del prodotto 5 punti al team Forchetta e 4 al team Coltello, e quindi il custode d'oro di questa puntata con la robiola di capra è il prof Domenico del team Forchetta. Congratulazioni, bravissimo. Eccolo qui il nostro vincitore, però complimenti anche a Marica, perché ha fatto un'ottima preparazione anche lei con la robiola di capra. Grazie al caseificio Montegrappa, quindi a Fernando Di Nicola, per avercelo portato. Però voglio ricordarvi che se volete riproporre queste ricette nelle vostre case, la robiola di capra potete trovarla in tutti i punti vendita de Spar. Grazie mille ancora e appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Bravo, bravo Domenico.